Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, video per rispondere alle vostre domande che ci avete posto sulla storia di Instagram. Prima di cominciare ragazzi, però vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, qualche giorno fa su Instagram tramite una storia avevamo fatto un post per permettervi di farci delle domande in ambito mercato. Ci sono arrivate non so quante domande, ne ho persi conto, cercheremo di rispondere il più possibile. Allora, Giuseppe ci scrive: mercato in uscita. Mercato in uscita a gennaio, i due nomi più probabili sono quelli legati a Conti, che l'ultima squadra interessata è l'Empoli. Anche la Sampdoria in passato aveva cercato con D'Aversa, che lo rivoleva dopo l'esperienza al Parma. E l'altro nome è Castiglieco, sempre in orbita Genoa, per chiara richiesta da parte di Sheva. Per il resto non dovrebbe esserci nessun'altra uscita. Forse solo una legata a Pellegrini, se il ragazzo magari vuole andare a giocare un po' di più. Manu Macros ci chiede: nome per il centrocampo e se Favre ha anche un obiettivo. Allora, nome per il centrocampo. Allora, il reparto del centrocampo è il reparto che più difficilmente verrà, per così dire, modificato, nonostante la partenza per la Coppa d'Africa di Kessié e Bennacer. Però in Milan già in estate, sapendo di tale competizione, si era tutelato con Bakayoko, si era tutelato tenendo anche Krunic, che a inizio campionato ha rivestito quel ruolo. Anche Calabria all'occasione. Se ti dovessi fare un nome, è difficile veramente, perché anche Adli, il Bordeaux non lo fa tornare prima, semplicemente perché ha fatto uno sconto corposo nella trattativa in fase d'acquisto, però con la promessa che, giusto appunto, lo tenessero tutta la stagione. Quindi Adli direi di no. È difficile perché anche legato alle uscite. Credo che a gennaio proprio centrocampo è un reparto che non verrà toccato, a meno che non dovesse succedere qualcosa di straordinario, tipo, che ne so, un infortunio a lungo tempo di qualcuno di quelli restanti. Speriamo di no, perché già siamo abbastanza decimati. Per quanto riguarda Favre, allora, quello che ho imparato dal modus operandi della dirigenza è che se un obiettivo non lo prendono quando sono realmente interessati, poi difficilmente ci tornano sopra. Ma non per altro che Favre questa stagione ha fatto ancora meglio di quella precedente, quindi sicuramente le pretendenti saranno aumentate e anche il suo prezzo sarà aumentato. Aumenterà, insomma, vedremo. Fatto sta che sarebbe un bel innesto, a me piace. Lorenzo ci crede che si rinnova. Ad oggi la situazione che si è molto molto complicata. Molto complicata non per altro che le due parti sono ferme sulle proprie posizioni. Milan ad offrirne 6 a salire e il giocatore con il proprio agente a chiederne 8. Quindi al momento non vedo una chiusura positiva della trattativa.
Permettetemi un piccolo pensiero personale. Io non me la prendo con coloro che per aspirazioni, per scelte personali, perché vogliono guadagnare di più se ne vanno. Io non me la prendo con loro, sia pure sia un atteggiamento discutibile. Io me la prendo con chi, parlando, facendo interviste, conferenze stampa e tutto ciò che ne segue, dice chiaramente di voler rimanere, di fare tutti i costi, dovreste conoscermi, torno e sistemo tutto. Io lì me la prendo, lì mi incazzo come una bestia con un giocatore, chiaramente del Milan. Lì mi arrabbio. Il prendere in giro i tifosi, quello è. Io non, ripeto, non me la prendo se uno per voglia di cambiare tutto quello che volete, per prendere più soldi se ne va. Alla fine dei conti è un lavoro, quindi me la prendo quando si gioca con i sentimenti dei tifosi. Questo è quanto. Denisovic ci chiede: chi compriamo a gennaio? Ma proprio in generale. Allora, credo sicuramente il difensore centrale, per quanto riguarda giusto appunto le retrovie. In attacco, come ho già anticipato, tutto è legato alla situazione di Pellegrini, non peraltro che se il ragazzo finora un po' amareggiato dall'esperienza, vuole andare a giocare un po' di più, né il Milan né il Monaco si opporrebbero, e quindi lì si potrebbero aprire altri scenari. Poi Nicolò Bellaccini ci chiede: chi comprare tra Bremer e Botman, e al momento chi meglio per affiancare Tomori tra Romagnoli e Gabbia? Allora, al momento per affiancare Tomori, sia pure coi suoi limiti, sia pure non lo vedo di buon occhio, direi Romagnoli, ma non per altro che Gabbia deve ancora crescere. Per quanto riguarda l'acquisto, tra questi due nomi che mi ha fatto Niccolò, Bremer o Botman, ti dico Botman, personalmente. Ago Combatti ci chiede: situazione difesa, ecco, giusto appunto. Allora, partiamo così. In uscita c'è il nome di Conti, come già abbiamo detto. Per quanto riguarda le corsie laterali, siamo fondamentalmente a posto, nel senso che a destra abbiamo Calabria, Florenzi e Kalulu. Kalulu oppure all'occasione anche centrale va bene. A sinistra Theo e Ballo Touré, con sia Calabria sia Kalulu che proprio in caso di emergenza possono giocare anche a sinistra. Non credo che Ballo Touré partirà in prestito e quindi non arriverà un terzino sinistro a gennaio, a meno che non sia un centrale che può fare anche il terzino sinistro, ma quella è un'altra possibilità. Il nome che arriverà sarà quello del difensore centrale. Io credo che, restringendo un po' il campo tra tutti i nomi che si sono fatti, il nome uscirà tra questi nomi qua: Milenkovic, Bremer, Botman, Christensen. Sì, questi quattro nomi qua. E Acerbi. Questi cinque nomi qua. Tra questi cinque nomi uscirà il difensore del Milan. Oh, poi avevo letto una domanda su Renato Sanchez, faccio così, non la ritrovo, però vi rispondo. Ecco, Nick Cotugno: possibilità Renato Sanchez a gennaio? A gennaio no, semplicemente perché Renato Sanchez viene visto come l'erede di Kessié per abbinamento tra forza fisica e tecnica. Quindi Renato Sanchez arriverà solo se se ne va via Kessié, e come sostituto di Kessié. Solo lui è visto come naturale erede di Kessié, però se ne parla eventualmente per giugno, non per gennaio. Adria a gennaio no, perché il Bordeaux, ripeto, ha fatto uno sconto corposo per la cessione, quindi non a gennaio. Gio79 Rossonero ci chiede: io vedrei bene Godin per sostituire Kjær per esperienza e forza fisica, che ne pensi? Boh,
Effettivamente non sono d'accordo con te, Joe, semplicemente perché ormai Godin sul viale del tramonto non riesce ad essere decisivo a Cagliari, non vedo come possa esserlo a Milan, sinceramente. Martino Cavigioli ci chiede: situazione Bremer. La situazione Bremer è semplicemente che Torino non lo cederà a gennaio. Né a noi né a nessun altro. Con noi provano ad imbastire una trattativa che veda coinvolti sia Bremer che Pobega, ma il Milan da questo punto non ci sente. E sinceramente credo che 30 milioni per 30 milioni tra Bremer e Botman preferiscono Botman. Movimenti in attacco già li ho detti. Allora, facciamo così. Vi rispondo con qualche nome per l'attacco e chiudiamo. Nome per l'attacco, eventualmente dovesse andare via Pellegri da monitorare la situazione di Muriel. Colomuane è ormai andato, Beto non lo cederanno. Se dovessi fare un nome principale, vi dico quello di Muriel. Questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo il like, iscrizione, tutti i canali social, il sito internet. E ci vediamo per un prossimo video di Milan Inside. A presto. Ciao ragazzi, e sempre Forza Milan.